Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Prosegue in prima commissione l'esame delle proposte di modifica alle norme sui vitalizi per gli ex consiglieri regionali. Audizione del presidente dell'associazione Giuseppe Sbrenna. Il servizio è di David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, prosegue l'esame delle proposte di modifica alle norme sui vitalizi per gli ex consiglieri regionali. Nell'ultima seduta è stato ascoltato in audizione il presidente dell'Associazione degli ex consiglieri dell'Umbria, Pino Sbrenna, sulla proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dal titolo Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio erogato a favore dei consiglieri regionali cessati dal mandato. Nel corso dell'audizione Sbrenna ha sottolineato che l'Associazione degli ex consiglieri regionali non ha contrarietà preconcette rispetto alla proposta dell'Ufficio di Presidenza, che punta a risparmiare sui vitalizi per destinare risorse a finalità sociali attraverso una riduzione per 36 mesi dell'assegno con una soglia di esenzione per i redditi fino a 18.000 euro e una contrazione del 12% per i vitalizi oltre i 6.000 euro. L'associazione ha presentato qualche osservazione al testo chiedendo che tutti i consiglieri regionali, compresi quelli in carica, supportino questo sforzo di solidarietà per finalità sociali. Inoltre l'associazione chiede che la riduzione prevista per il primo scaglione, quello fino a 1.500 euro, venga eliminata per i casi di irreversibilità e che vengano riconsiderati gli scaglioni. Sbrenna ha poi sottolineato come in Umbria il costo pubblico che si sopporta per le indennità differite, che ad oggi riguardano 76 ex consiglieri e 24 reversibilità, è di un ordine di grandezza molto inferiore rispetto a quello a livello nazionale. Emissioni a forte impatto odorigeno. In seconda commissione, audizione del Comitato Antinquinamento di Olmeto in merito alla proposta di legge del consigliere Solinas. Il servizio. Audizione in seconda commissione, presieduta da Eros Brega, di alcuni rappresentanti del Comitato Antinquinamento di Olmeto e dell'area circostante, invitati a Palazzo Cesaroni nell'ambito della discussione della proposta di legge del consigliere Attilio Solinas, gruppo misto MDP, sulla disciplina in materia di emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto d'origine. Giulietto Vinti e Giovanni Tosetti del Comitato hanno evidenziato come la zona sia da tempo gravata dalla presenza di grandi allevamenti, con depuratori poi chiusi, ma che avrebbero creato una situazione ambientale insostenibile anche a livello olfattivo. La proposta della legge in questione mira ad individuare gli strumenti e le regole di autorizzazione, prevenzione e controllo in materia di emissioni odorigene, definendo il campo di valori entro i quali le attività umane possono considerarsi, in via precauzionale, compatibili con la salute e il benessere pubblico e la tutela dell'ambiente nel suo complesso. Il testo legislativo detta sostanzialmente regole per la definizione di strumenti utili al controllo delle emissioni odorigene provocate da siti produttivi di varia tipologia. L'obiettivo è dunque quello di fornire uno strumento normativo per la tutela del cittadino da un problema che anche la Comunità Europea riconosce come forma di inquinamento ambientale reale. Il presidente Brega, al termine dei lavori, concordando con quanto emerso dai vari interventi e per armonizzare al meglio questa proposta di legge, ha programmato per la prossima riunione l'audizione dei responsabili di ARPA Umbria e dell'assessore regionale all'ambiente Fernanda Cecchini. Uso terapeutico di farmaci cannabinoidi. Prosegue in terza commissione l'istruzione sulla proposta di modifica della legge regionale 7 del 2014. Ce ne parla Tiziano Bertini. La terza commissione consiliare ha proseguito l'istruttoria sulla proposta di legge della consigliera Carbonari del Movimento 5 Stelle che modifica la legge 7 del 2014 riguardante la somministrazione ad uso terapeutico di farmaci cannabinoidi. L'obiettivo è di assicurare l'accesso alla terapia a tutti quei pazienti che potrebbero trarne beneficio e la libertà di scelta secondo il principio del permesso consenso per l'accesso alla terapia.
terapia stessa. Si richiede anche di inserire il trattamento con medicinali cannabinoidi tra i protocolli per tutte quelle patologie e sindromi per le quali è documentata l'efficacia, ampliando l'ambito ristretto finora alle cure palliative e di terapia del dolore. Sulla proposta di legge, gli uffici dell'Assemblea legislativa hanno svolto un lavoro di comparazione delle varie normative regionali sull'uso di farmaci cannabinoidi. Soltanto 3 regioni, Molise, Trentino e Sardegna, non hanno ancora affrontato l'argomento. È emerso poi fino ad oggi la scarsa reperibilità del farmaco, prodotto in Italia solo dallo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Per assicurare la continuità terapeutica dei pazienti, il Ministero della Difesa può autorizzare l'importazione di cannabis da altri paesi europei, Olanda in primis, da conferire allo stabilimento di Firenze ai fini poi della trasformazione e distribuzione nelle farmacie. Prosegue il lavoro della commissione d'inchiesta sulla gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione Umbria. Il servizio. La commissione d'inchiesta presieduta da Carla Casciari ha analizzato le relazioni di stima delle società APM, Spoletina, ATC e Ferrovia Centrale Umbra al momento della fusione nella società unica per la gestione del trasporto pubblico locale. Il quadro fornito dai documenti patrimoniali e di bilancio delle varie società al 2008 non evidenzia quelle criticità che sarebbero poi emerse negli anni successivi, anche se va considerato che APM aveva già avviato la sua attività sul trasporto pubblico di Roma tramite la società Tevere Scarl, per cui figuravano a bilancio crediti poi divenuti inesigibili. Delle 4 società umbre poi confluite nell'azienda unica, solo la Spoletina evidenziava già in partenza prospettive di perdita economica. In precedenza la commissione aveva ascoltato in audizione Vagno Brozzi, già amministratore unico della FCU nel periodo 2005-2010, che aveva descritto un'azienda che nel periodo considerato godeva di una buona salute sia dal punto di vista economico-finanziario che gestionale. La società poteva contare su un portafoglio banca di 10 milioni di euro, su un contributo annuo di oltre 1 milione 700 mila dalla Regione Umbria, che Brozzi ha assicurato sempre impiegati per la manutenzione delle linee nel suo periodo di gestione fino al 2010. L'ex amministratore ha parlato di forte squilibrio e disallineamento tra l'azione per il trasporto su ferro e quella su gomma da parte di Umbria Mobilità, che ha causato una sorta di emarginazione della Ferrovia Centrale Umbra fino ad arrivare all'attuale sospensione del servizio per consentire rilevanti interventi di manutenzione straordinaria. Il consigliere regionale Sergio De Vincenzi del gruppo misto Umbria Next ha presentato una mozione per sollecitare la Giunta ad approvare delle linee guida regionali che indichino le giuste prassi operative da attuare per tutelare il supremo interesse dei minori coinvolti nelle cause di separazione, divorzio coniugale o allontanati temporaneamente dal proprio nucleo familiare. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.